legge su medicina non convenzionale, per il recupero di prodotti farmaceutici e alimentari, riordino dei servizi psichiatrici. Nella seduta del 16 giugno il Consiglio regionale ha approvato le leggi sulla medicina non convenzionale e sul recupero di prodotti farmaceutici e alimentari invenduti. Nel pomeriggio ha svolto una seduta straordinaria sul riordino dei servizi psichiatrici. In una pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione di vigili del fuoco volontari e rappresentanti delle associazioni che si occupano delle cure psichiatriche. In copertina! Recependo l'accordo della Conferenza Stato-Regioni su criteri e modalità per la formazione e l'esercizio di agopuntura, fitoterapia e omeopatia da parte di medici, chirurghi, odontoiatri e farmacisti, il Consiglio regionale ha approvato il 16 giugno la legge Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali. Il provvedimento promuove l'istituzione, presso gli ordini di medici, chirurghi e odontoiatri, di elenchi di professionisti qualificati dal punto di vista della formazione. Molto soddisfatti perché con questa legge portiamo il Piemonte in una delle regioni più avanzate rispetto alla gestione delle medicine non convenzionali, costruendo un articolato che tutela il cittadino, tutela il medico e tira fuori dagli scantinati, dall'approssimazione e dalla non precisione, non chiarezza, tutte queste discipline che sono atti medici e che quindi hanno un'attività di cura effettiva sui cittadini alla ricerca di recupero dell'equilibrio e della salute. Il disegno di legge approvato oggi sulle medicine non convenzionali è un disegno a cui io ho votato favorevole, che ha visto posizioni diverse nel nostro gruppo. Ha alcune criticità nel fatto di riconoscere solo alcune delle medicine non convenzionali che sono già anche riconosciute a livello internazionale. Quindi un buon inizio, ma ancora del lavoro da fare. L'Assemblea regionale, il 16 giugno, ha approvato all'unanimità la legge che favorisce interventi di recupero e valorizzazione di beni invenduti, prevalentemente farmaceutici e alimentari. Viene previsto il recupero per fini economici, sociali e ambientali dei beni invenduti sul territorio regionale e stanziati 500.000 euro nel 2015 per il sostegno delle fasce di popolazione più esposte a rischio impoverimento e per la riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti. Una legge importantissima con tre obiettivi fondamentali. Uno sociale, di sussidiarietà per la lotta contro la povertà. Infatti questa legge verrà inserita proprio nel piano del patto per il sociale. L'altro obiettivo è quello di riduzione dei rifiuti in discarica, quindi un obiettivo ambientale importante, e il terzo di aumento di operatori che possono essere utili collaborando sia con gli enti locali, con le associazioni no profit o con le cooperative per la raccolta e la ridistribuzione di questi beni. Il Consiglio regionale ha svolto una seduta straordinaria sui servizi residenziali psichiatrici richiesta dalle minoranze il 16 giugno. Prima del dibattito in aula è stata svolta un'audizione con i soggetti rappresentanti il mondo della psichiatria. In chiusura è stato approvato l'ordine del giorno, primo firmatario Domenico Ravetti PD, che impegna la Giunta regionale a interessare la Commissione Sanità mediante pareri e indirizzi nell'attuazione della delibera di riordino del settore. Abbiamo chiesto il consiglio straordinario sulla nuova delibera sulla psichiatria perché pone un problema gravissimo per la nostra regione, trasforma tutti quelli che sono i gruppi appartamento che oggi erogano cure ai pazienti piemontesi da servizi sanitari in politiche sociali. Questo significherà che la spesa che supererà i 15 milioni di euro dovrà essere garantita o dalle famiglie o dai comuni, e qualora, come noi temiamo che avverrà, i comuni non avessero le risorse, si chiuderanno queste strutture che garantiscono oggi la cura a più di 1.500 pazienti all'interno della nostra regione. In una pausa dei lavori d'aula del 16 giugno, Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, consiglieri e assessori hanno ricevuto una delegazione di vigili del fuoco volontari. Negli interventi è stato richiesto di attuare una reale riforma volta alla regionalizzazione dei corpi volontari, come già accade nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.